Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteram, un'ora insieme per affrontare il momento della squadra biancorosso, momento insomma di alti e bassi. Dopo la vittoria mercoledì scorso nel recupero bella, netta contro il Pordenone, domenica invece è arrivata la sconfitta all'Euganeo di Padova, che un po' smorza quell'entusiasmo magari non eclatante, ma che già comunque stava serpeggiando in città in vista di un rush finale di campionato che sarà davvero molto complicato, anche perché il tempo stringe e le partite sono sempre di meno e la salvezza è ancora molto molto lontana, tutta da costruire. Vi ricordo i modi per interagire con noi, eccolo qua, per chi utilizza Twitter l'hashtag Proteramo, l'hashtag TV6, oppure il numero di SMS che oramai conoscete a memoria, il 392-623-7060. Ne parleremo soprattutto di quelle che saranno le prospettive da qui ad 11 settimane, perché è chiaro che lo sguardo non può che andare a domenica 7 maggio. Voi direte un po' esagerato, però in effetti è così, perché il Teramo ha 24 punti e ne deve conquistare ancora tanti di punti per salvarsi direttamente, sperando di evitare i play-out. Lo faremo con i nostri ospiti, lo saluto, lo ringrazio, lo ritrovo con piacere, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Salve, buonasera. Ciao. Ritrovo con piacere anche Ercole D'Eustacchio. Ciao Ercole. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie. Nei nostri studi, così come do un ben ritrovato ad Umberto Sorgentone. Ciao Umberto. Buonasera Jacopo, buonasera a tutti. Cominciamo con i numeri, non tanto, vediamo solo i risultati, solo per notare, i risultati li conoscete bene, solo per notare, insomma ieri sera c'è stata questa exploit del Pordenone 6-0 contro il Bassano, risultato che è costata la panchina a D'Angelo, tecnico pescarese, che dunque da qualche ora non è più l'allenatore del Bassano. È chiaro che un 6-0 che gli è costato davvero tanto, l'1-0 del Teramo lo sapete. E vediamo la classifica, perché come vi dicevo prima sarà una puntata in cui cercheremo di disegnare quello che è il cammino che attende questa squadra, che adesso ha 24 punti, come l'Ancona, squadra che dovrà affrontare tra qualche settimana al Del Conero, ma è un Teramo che in questa settimana invece dovrà preparare una sfida molto, davvero molto difficile, perché al Bonolis arriva il Venezia di Super Pippo Inzaghi, un Venezia lanciatissimo che praticamente non ne sta sbagliando quasi più una, e vedremo se sarà una partita quanto approcciabile e come da parte della squadra di Guido Ugolotti. Io direi, prima di iniziare, di fare un punto di questa settimana partendo dalla copertina e poi cominciamo con i commenti. Vediamola. 11 gare, 11 sfide, 11 finali. Ormai il tempo delle chiacchiere è ampiamente terminato. La sconfitta di Padova ha un po' spento il timido entusiasmo della piazza di Teramo, che pensava di aver trovato il bandolo della matassa. Non è detto che non sia così, questa è la premessa fondamentale, ma di strada ce n'è tanta da fare, troppa, anche perché alle porte ci sarebbe non un avversario qualsiasi, ma il Venezia Super, di uno che questo aggettivo se lo è portato dietro per l'intera carriera da calciatore. Al Teramo domenica servirà proprio il cinismo di Inzaghi sotto porta, la capacità di non sbagliare nulla, nemmeno quel briciolo che è scappato all'Euganeo e che è costato un punto determinante, perché il diavolo ora è chiamato a non fermarsi mai, a correre più possibile, rischiando anche qualcosa pur di tirarsi fuori da una condizione surreale, complicata, e che lo sarà ancora di più mano a mano che le possibilità di recuperare diventeranno sempre di meno. Già, il tempo, il peggior nemico del Teramo in questo momento, che di tempo avrebbe bisogno per assimilare il lavoro di Ugolotti, per mettersi alle spalle due terzi di campionato vissuti pericolosamente, e invece siamo quasi al rush finale, i punti servono e gli appuntamenti sono solo 11, come i giocatori in campo, quelli che avranno il compito mastodontico di provare a fermare o quantomeno frenare la capolista, per fare in modo che la classifica domenica sera non reciti ancora 24, per fare in modo che gli scontri diretti del pomeriggio siano i migliori alleati di una rincorsa affannosa e difficile. Che il diavolo riuscirà a farcela ora è impossibile da prevedere, ci deve provare investendo tutto, l'intera posta in palio, in apnea fino a domenica 7 maggio, sperando che al 91esimo di Feralpi Salottero la classifica, così tante volte ingrata con i colori biancorossi, dica che i playout sono solo un pericolo ormai scampato.
insomma, ci vorranno 11 giornate in apnea. Francesco, parto con te, perché 33 punti a disposizione, 24 già in cascina. Diciamo che ne servirebbero la metà, un punto e mezzo a partita, più o meno, per essere certi di uscire dalla zona play-out. Diciamo che anche 16 potrebbero bastare, arrivare a 40. È tutto giusto quello che dici, però può non avere riscontri poi nella realtà, perché ti faccio l'esempio di quando il Teramo ha giocato con il Forlì e ha vinto a Forlì. Il Forlì sembrava squadra destinata alla retrocessione da ultimo posto, sì. E poi ha trovato il ritmo giusto e sta dove sta. Quindi la classifica giussotto è corta tra quelle 4-5 squadre, comprese il Fano, che è un pochettino più staccato, quindi può succedere di tutto. Il Teramo intanto, secondo me adesso è il momento di lasciare da parte il perché e il per come si trova in questa situazione, adesso è il momento di guardare appunto a queste 11 giornate e di dare grande fiducia e soprattutto grande sostegno, come d'altronde il popolo biancorosso ha sempre fatto a Ugo Lotti e alla squadra, senza stare a pensare abbiamo difficoltà a segnare, fino a qualche partita fa prendevamo gol ogni partita, adesso bene o male nelle ultime tre è stato preso un gol solo a Padova, contro il Padova che resta una delle migliori del campionato, e non serve nemmeno oggi pensare a quanti punti, perché se ti metti a guardare il calendario e pensi giustamente, guardando il calendario, a quello che il Teramo ha fatto sino ad oggi o comunque fino a prima dell'arrivo di Ugo Lotti, viene da dire, come mi diceva stamattina un tifoso, ma dove li andiamo a prendere i punti, tenendo presente che domenica viene il Venezia, verrebbe da dire una partita in meno, ma il calcio è pieno di storie che ci raccontano che squadre di bassa classifica battono la prima in classifica o magari la seconda e la terza. Poi vai con l'Albino Leffe, poi torni in casa, poi c'hai il mando va fuori. Lo guardiamo il calendario. Sì, ma il calendario non il calendario, il percorso, eccolo qua. Sì, esatto, lo faccio vedere un po'. Sono d'accordo con eccolo te. Eccolo qua. L'ho letto oggi su dove scrivi tu sulla città. Allora, il Venezia in casa, l'Albino Leffe fuori, il Gubbio in casa, il mando va fuori, la San Benettese in casa, l'Ancona fuori, il Reggiana e Forlì in casa, Maceratese fuori, il Parma in casa, la Ferrara più fuori. Noi abbiamo dato anche dei gradi di difficoltà, poi non è detto in cui tu incontri queste squadre siano allo stato attuale, dovrebbero essere queste. Ercole, ma diciamo 11 partite sono tante o poche? Per te non sono così poche come si potrebbe pensare, 11 appuntamenti. In questo momento non bisogna guardare i punti che dovresti fare per salvarti, secondo me in questo momento devi trovare una quadratura di squadra, cambiare l'atteggiamento, che è quello di una squadra che si deve salvare, quindi pensare partita per partita. Io penso che Ugo Lotti in questo momento stia lavorando soprattutto su un discorso tattico di creare una squadra equilibrata dove soprattutto non riesce a prendere gol, e dopo chiaramente guardare anche alla fase offensiva, quindi secondo e migliorare la condizione atletica, migliorare la condizione atletica e giocarsi le partite una alla volta, perché nel calcio ci possono essere le sorprese, magari batti il Venezia, magari perdi poi come è successo a Fano, quindi bisogna soprattutto trovare grande compattezza di squadra e non prendere gol, perché è importante, è una squadra soprattutto che si deve salvare, deve avere una buona fase difensiva. E poi piano piano trovare anche delle soluzioni offensive con i giocatori, con livello di gruppo, e cercare di tirarsi fuori. Secondo me le partite non sono poche, 11 ne sono tante, quindi il Teramo ha la possibilità di tirarsi fuori. Nonostante, secondo me, è un campionato difficile dove ci sono squadre blasonate, quindi tutte attrezzate, non sarà facile. Però secondo me con questo allenatore, che io stimo e penso che sia all'altezza della situazione, può sicuramente far quadrare il cerchio. Intanto fatemi salutare, perché prima è arrivato un messaggio del nostro Antonio Ciammaricone che salutava me e voi ospiti in studio, lo risalutiamo caramente. Umberto, su questa disamina è chiaro che gli impegni, li rivediamo, non sono facilissimi, soprattutto partendo da quello di domenica, però poi c'è un trittico: Albino Leffe, Gubbio, Mantova,
forse qui, dopo queste tre partite, che il Teramo potrebbe svoltare in un senso positivo, che ci auguriamo, o in un altro meno positivo, che ovviamente non ci auguriamo. Cioè, saranno queste tre partite le tre partite verità? Guarda, chiaramente sulla carta la partita di domenica è proibitiva, perché anche se giochi in casa, giochi contro uno squadrone che è un rullo compressore, una squadra attrezzata per vincere il campionato e che ha trovato la sua quadratura. Io sono d'accordo anche con l'analisi che faceva Ercole, perché secondo me quando ti trovi in una situazione di classifica così, quindi entri nell'ottica che tu comunque devi, secondo me, prima evitare l'ultimo posto, perché sì, quella è la prima priorità, poi cercare di spuntare un posto play-out migliore possibile e poi cercare di uscirne, perché uscirne oggi significa 4 punti dal Modena, che però ha il vantaggio del doppio scontro diretto, sì, perché quindi sarebbero 5 esatto, quindi ci ha battuti due volte. Io penso che poi ad esempio anche sul grado di difficoltà, no, vedevo il Forlì 2, sì, ma c'era Tese 3 asterischi, forse è più difficile il Forlì sulla carta, perché il Forlì gioca con la brava bocca, perché però, si deve salvare, però non la classifica, Maurizio, rivediamo il calendario. Lo dico perché e l'ho fatto in prima persona, quindi no, magari però, se tu guardi la classifica direbbe quello, però magari è un combinato tra il valore dell'avversario e il fatto che in questo caso tu la giochi in casa. Ecco perché, allora ti dirò di più, io penso questo, ecco perché, e lo penso da inizio campionato. Uno dei problemi del Teramo, adesso senza entrare, come diceva Francesco, senza tornare indietro, abbiamo già detto e ridetto per tutto il campionato. Abbiamo il Parma in casa. Sì. Allora, guarda, per gentilezza, pensiamo solo alla partita col Venezia. Mm. Che se io personalmente, per come sono fatto io, se mi metto a guardare il calendario, non lo devi neanche guardare, tu devi pensare domenica per domenica. E dicevo che uno dei problemi che il Teramo ha palesato quest'anno è anche una certa difficoltà nel creare gioco. Anche se poi l'attacco, tutto sommato, penso che sia il quinto e il sesto del girone, se non sbaglio, la difesa che dà più problemi se parliamo di numeri. Quindi il fatto che tu giochi fuori casa ad Ancona o col Mantova, quindi scontri diretti, e col fatto che magari la partita la debbono fare più loro, potrebbe in certo modo avvantaggiarci, sì, e aspettare un po' come la tattica, diciamo, di domenica, solo che chiaramente domenica tu hai contro il Padova, che è una squadra che ha giocatori che al minimo errore ti puniscono, magari le altre squadre sono più alla nostra portata. Io comunque penso che bisogna guardare domenica per domenica, adesso guardare la partita con il Venezia, che ci vede sulla carta sfavoriti, ma sai, il calcio è strano. È bello proprio perché il calcio è strano, prima o poi sto Venezia dovrà pur frenare. E quello che voglio dire è che anche se quando si sta in queste situazioni, anche se si prende il punticino, non si deve dire bisogna vincere. Se tu non hai vinto fino ad oggi, vuol dire che problemi ne hai, e quindi il punticino ti aiuta comunque a stare attaccato, perché tu dicevi 4 punti sono 5 con il Modena, sì, un punto in più, due punti in più, certo, fanno differenza, può essere una partita, quindi con calma, una partita alla volta, senza fare tabelle, perché le tabelle nel calcio non sono mai state rispettate. Lo dice sì, la storia. Sì, questo sì, anche perché, ecco, correggimi se sbaglio, in questi casi muovere la classifica tutte le settimane di uno, di tre ancora meglio, però anche solo muoverla, vedere la domenica sera una classifica leggerissimamente diversa a livello psicologico, fa o non fa la differenza? Sì, è importante non perdere, muovere la classifica. Però secondo me adesso in questo momento devi, se sei in una posizione di classifica precaria, è perché certe cose non vanno bene, quindi a livello tattico, a livello fisico, tu ti devi concentrare prima di tutto a risolvere i problemi e poi piano piano ad affrontare le partite una alla volta, perché se non risolvi i tuoi problemi è inutile che pensi di giocare contro il Venezia, cioè una partita vale l'altro. Secondo me l'allenatore in questo senso qua ha capito il problema del Teramo, sì, perché ho sentito anche un paio di interviste dove dice innanzitutto noi dobbiamo avere una fase difensiva buona. Ti permette e ti garantisce il pareggio, poi in fase offensiva ci lavoreremo, abbiamo anche dei giocatori di qualità che ci può dare qualcosa in più, e questo secondo me è il percorso da fare per cercare di tirarsi fuori. Anche perché, Francesco, tu insomma degli spareggi, che siano in su o in giù, non è che ti fidi tanto storicamente, no, tu insomma sei un po' la memoria storica, cioè, gli spareggi non sono mai stati il punto forte di questa squadra. No, ma parlare oggi di spareggi credo che proprio non sia il caso, proprio perché 11 giornate, certo verrebbe da dire che sono poche, ma ne sono
abbastanza, ci sono tanti punti ancora in palio. L'intervento di pochi istanti fa di Ercole è stato a dir poco perfetto, perché infatti Ugolotti sta lavorando nel dare maggiore fiducia ai singoli giocatori e quindi al gruppo, nel cercare di svegliare tra virgolette quei giocatori che stentano ancora a dare quello che potrebbero dare leggendo il curriculum dei singoli, e sta lavorando molto sulla fase tattica, ma soprattutto sulla fase atletica, perché è vero che avevi giocato il mercoledì con il Pordenone, però aveva giocato anche il Padova nell'infrasettimanale, anche se aveva ruotato più giocatori perché li poteva ruotare, perché per noi la partita con il Pordenone era di una, lo dimostra il balzo che abbiamo fatto in avanti, era di una importanza vitale, sì, di una importanza estrema, per non dire totale. E sul piano atletico questa squadra l'avevamo visto già con il primo Zauli, andava a folle in salita e quindi andava indietro, e poi l'abbiamo rivista anche dopo, quindi senza voler fare i processi, come ho detto, perché non serve a questo punto dire la colpa è di Tizio, la colpa è di Caio, è davanti agli occhi di tutti che cosa sta facendo il Teramo, che campionato ha fatto sin qui, e quindi i danni fatti da Lupo, Zauli e Bolla. E ci devo mettere purtroppo anche Campitelli, anche se io continuo a augurargli tanta salute e tanta volontà, sperando che continui a fare calcio ancora a lungo. Questi errori sono davanti agli occhi di tutti, ora sta al massimo impegno dei giocatori, al lavoro di Ugolotti e dei suoi collaboratori, cercare di portare questa squadra ad una condizione che ti permette di reggere 90 minuti a Padova, e magari anche i singoli giocatori, oltre che il reparto, a non fare le fesserie che ogni partita si fa. Poi con il Pordenone e con il Sud Tirolo non prendi gol, e a Padova mentre prendi gol. Oltre al discorso fisico, perché anche un discorso tattico, c'è una squadra capace di stare in campo in un certo modo, di variare il modulo in base anche all'avversario, c'è una squadra che sia capace di reggere, come hai detto tu. Secondo me in questa fase è stato anche prudente, nel senso che ha messo la squadra a 5 dietro, perché dice intanto cerchiamo di non... Cioè uno che arriva adesso trova una squadra, una situazione, cerca di tamponare. Spesso la Juventus gioca a 5 dietro, quindi non è che sia... Aspetta, la Juve c'è nata come progetto. Sì, però per dire, non è che è un modulo difensivo, cioè bisogna vedere come sono i 5 dietro, gli esterni si spingono, cioè ci sono tante variabili. Io non ho detto 3-5-2, ho detto 5-3-2, perché sono 5 dietro. Però se in questo momento il sistema che ti garantisce più stabilità, ben venga il 5-3-2, infatti, voglio dire. Questo dicevo. Cioè lui non sono squadre che ci vengono i campionati. Ma lui non vuole funzionare, ha messo i tre centrali e diciamo una difesa un pochino più bloccata per cercare, come dicevi tu prima, intanto non le prendiamo, poi se il golletto lo facciamo si vince anche 1-0. Io ammiro quegli allenatori che in base alle caratteristiche dei giocatori, in base al momento, riescono a mutare la situazione tattica. Significa sinonimo di grande intelligenza. Perché Sarri sta avendo dei problemi a Napoli col presidente, perché lui è fatto in quel modo, è un integralista. È un po' come Zeman. Subentrare e trovare una situazione già fatta diventa difficile, uno che ti ragiona in quel modo lì. Peraltro ci dicono che, giustamente, che Maceratese e Ancona hanno dei problemi, probabilmente ci dicono non arriveranno a fine campionato. Oggi c'è stata la visita, la vediamo anche sul web, dell'Associazione Italiana Calciatori, con Damiano Tommasi, il presidente, il vicepresidente Umberto Calcagno, ai calciatori della Maceratese. È stata un'occasione di confronto per capire meglio lo stato delle cose, ha dichiarato Tommasi, soprattutto con quali risorse la nuova proprietà, peraltro arrivata a rilevare le quote in novembre dell'ex presidente Tardella, e che però pare che avesse omesso una parte consistente di un debito importante, quindi la nuova proprietà si è ritrovata di colpo con un debito molto pesante a cui fare fronte. La volontà è quella di arrivare al termine della stagione, anche se a questo punto dell'anno, dice Tommasi, non vorremmo mai trovarci ad affrontare circostanze di questo tipo. Però io penso, considerazione del tutto personale, che
il Teramo debba fare un discorso salvezza al di là e al di fuori il campionato comunque, di queste considerazioni che arriveranno o non arriveranno, ma penalizzazioni ci potranno pure essere, però a questo punto del campionato gli stessi giocatori, anche quando non dovessero percepire lo stipendio, continueranno a giocare anche per garantire, insomma, per la maglia, anche per il prossimo anno, insomma, sono per il loro futuro. Esatto, per il loro futuro, quindi comunque alla fine ci arrivano, è tutto da vedere se pagheranno in ritardo e se pagheranno quanti eventuali punti di penalizzazione, ma non puoi fare la corsa sperando che anche perché poi altrimenti si rischia di dare un ulteriore alibi. No, ma poi giustizia sportiva sappiamo come è andata, non ne parliamo, poi tra ricorsi, contro ricorsi, punti ridati, punti... e anche qui il Teramo, anche prima di 2 anni fa, con la famosa storia della Serenità, insomma, non ha fortuna con la giustizia sportiva il Teramo, quindi... Assolutamente. Vi faccio rivedere, anzi, ecco, ti faccio rivedere il gol subito dal Teramo domenica contro il Padova. Ma mercoledì c'erano in tribuna Sandro Federico e Ottavio Palladini. Mi sembra di averli visti e li hai anche salutati. Sì, c'erano Sandro Federico e Ottavio Palladini, il cui figlio... gioca nella Beretti ed era andato in panchina nell'occasione. Alessio Palladini, dicono che è anche bravo. Dicono che sia anche bravo. Non l'ho visto, ma dicono anche molto bravo. Ne abbiamo parlato, poi è chiaro, ecco, con te facciamo abbiamo fatto vedere domenica probabilmente un discorso di reparto in generale, perché poi diventa anche antipatico dire colpa di questo e colpa di quell'altro. Non è mai bello, perché peraltro di solito quando c'è un gol qualcuno che sbaglia. Forse no. Più di qualcuno. Esatto, e proprio per far vedere che è più di qualcuno, ci fermiamo un attimo qui, Maurizio. Solo se il portiere fa la clamorosa parte. Allora, cominciamo da una cosa che avevamo analizzato molto blandamente domenica: la posizione di Alessandro Di Paolo Antonio, che va in pressione su Derisio, gli lascia troppo spazio? Ma forse sì, poteva uscire un po' prima, però è in posizione, la difesa è schierata, quindi non c'è un grosso errore, lui è davanti. Non è che si è fatto saltare, quindi il centrocampista è ancora in posizione e può intervenire. Però questa mi ricorda, questa palla scodellata dentro, sì, senza pressione, ricorda il primo gol a San Benedetto del Tronto. Poi se riusciamo lo andiamo a trovare. Senza pressione dell'uomo che va a prendere l'avversario con la palla scodellata da dentro. Andiamo avanti. Allora... questa è ovviamente l'azione rallentata con il gol di Dettori. Poi noi abbiamo fatto, per chi ci ha seguito domenica, abbiamo fatto anche un'analisi facendo i vari fermi immagine. Eccolo qua, c'è questa è la coppia Scipione Alfageme. Allora, secondo me il discorso, questo è il gol di domenica. Si staccano? Sì. No. Il discorso qual è? Non essendoci una pressione sul portatore di palla, il difensore, al di là di coprire la zona, deve sentire anche l'avversario, quindi se il difensore mette una mano dietro le spalle o sui fianchi dell'avversario, sa la posizione, vede la posizione dell'avversario e quindi può intervenire. In quel caso lui lo perde perché non sente l'avversario. Quindi se tu non riesci a dare pressione al portatore di palla, il difensore deve mettersi nelle condizioni di poter intervenire, come sentendo l'avversario che ti sta a fianco. Se tu non lo senti e guardi solo il pallone e lo trascuri, quando la palla arriva non fai più in tempo per intervenire. Passa avanti, chiaramente. Certo, capisci com'è il mio discorso? Sì, sì, assolutamente. Quindi più che Di Paolo Antonio nell'uscire, è il difensore che deve... Scipioni che si perde al Alfageme, si perde, bravo. E Dettori che lì non deve essere preso da un difensore, perché i due centrali stanno posizionati bene. Può darsi pure che io lo vedo io così, vedo per quello che è l'esperienza. Però attenzione, fermiamoci un attimo qua. Fermiamoci un attimo prima che tiri Dettori, perché sì. prima della sponda, quando Alfageme colpisce la palla di testa. Andiamo avanti. Ci sono 3 giocatori liberi, sì, tecnicamente. Sì, sì, sì. Ma io in culo e il centrocampista non siamo lì. Il discorso qual è? Poi Caidi Dettori là non può venire, di quello di là è Caidi o Speranza, non lo so, quello è Speranza, è quello Scipione, penso. Speranza e Scipioni sono 2 vicini ad Alfageme. Scipioni stava poi qua il primo, poi Zé e poi Caidi. Caidi e Altobelli. Da sinistra verso. Il discorso qual è? Il discorso della zona è questo: che tu guardi la palla, proteggi la porta e copri la zona. Invece, secondo me, io ho fatto il difensore tanti anni,
tu guardi la palla, proteggi la porta, ma guardi l'avversario, perché la palla dentro la porta ce lo mette l'avversario. Tu puoi coprire anche la zona, ma se lasci l'avversario, una volta che la palla ti supera, sei morto. Sì. Soprattutto in un'azione così ravvicinata, dove non fai in tempo più a intervenire. Su un lancio di 40, 50, 60 metri, tu gli puoi stare anche a 4 metri all'avversario, perché fai in tempo, nel frattempo che la palla fa arriva tutto il percorso, tu fai in tempo a fare 4 metri per andare a chiudere. Sì. Ma dentro l'area di rigore, nel momento in cui parte la palla, se tu non senti l'avversario, l'attaccante, sei morto, perché se la palla non la prendi, la prende lui, ti fa gol. Sì. Quindi l'errore è lì, dentro l'area, bisognava andare a uomo, secondo me. Sì. Cioè arriva un punto, perché lo ripetiamo, qui tira Dettori, però potenzialmente ci sono altri due giocatori. Ma lui poteva stoppare, poteva stopparla di petto, girarsi verso la porta e si trovava davanti al portiere. Sì. Quindi l'errore più grosso, secondo me, è stato fatto lì. Non puoi non marcare l'avversario in quella posizione di campo. Poi magari facciamo ritroviamo anche il primo gol in San Benedettese Teramo, per far vedere, fu un'altra dinamica, però per far vedere che tutto sommato, intanto Napoli in vantaggio, sì, ci fu il cross e poi il gol di Mancuso. Ci fu il tiro direttamente in porta. Anche in quel caso un passaggio verticale all'interno dell'area di rigore a scavalcare la difesa, che trova di fatto questo forse questo a livello di, diciamo, di tattico è più grave, perché oltre al primo errore che lui sottolineava, poi c'è anche Dettori che rimane solo insieme agli altri, cioè, quindi è tutto, cioè, lì tutta, era una persona tutta, che stava messa, sì, male, però qui è tutta la difesa che non ha girato, è tutta la difesa che marca zona disinteressandosi dell'avversario, e questo è il grave, ma perché poi Speranza si è fatto risucchiare, il gol lo fa l'avversario, il pallone da solo in porta non ci va, quindi sì, la cosa che tu ti devi preoccupare di più è dell'avversario in quel momento lì, sì. Assolutamente. Oltre a coprire la zona, ma è più importante l'avversario. Si anche lì, e poi quello lui tira rimane solo, nessuno esce. Va bene. Noi ci dobbiamo innanzitutto fermare per la pubblicità, per questo primo blocco. Ci fermiamo qua, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo con la seconda parte. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Nel frattempo, durante la pausa, noi l'abbiamo ritrovato quel gol che era di Mancuso contro la San Benedettese. Lo facciamo rivedere perché più o meno ha la stessa dinamica. Eccolo qua, questo è Lulli, va in pressione di Paolo Antonio, il pallone all'indietro, da Monte, uno sguardo in avanti, palla dentro, su un pallone altrettanto verticale e lento. Là ci manca il terzino, che non lo so dove stava, e Caidi che fa il movimento da difensore, sì, in ritardo. Però l'errore, Francesco, ci può stare, possiamo anche dire, se il Teramo dovesse fare un gol come quello che ha fatto il Padova, noi diremmo grande giocata, sì, certo, di Alfa Gemma, bravissimo Dettori nel controllo, e così come questi qua là, il 27, chi è questo qua? Qua stava vicino. Questo è Steffè. E chiunque sia, insomma, ma bravo Steffè, che qualcuno a San Benedetto lo mise esterno sulla fascia, come se uno avesse detto a Gattuso di giocare sulla fascia e di fare il terzino. Oddio, guarda, non me ce l'avevo. Il discorso che facevamo prima. Speriamo che strafesci sta stagione. Ci sono no, però le scemmie calcistiche che ho visto quest'anno è qualcosa di... Ti voglio dire, Francesco, no? In quella situazione è possibile che sono due giocatori con la maglia bianca, un giocatore con la maglia della San Benedettese, sì, il pallone lo prende quello della San Benedettese. È logico, perché quello, il difensore, invece di venire indietro, il si difensore, ferma e fa un passo... il discorso di prima, deve guardare l'avversario, perché l'avversario è quello, capito, che ti punisce. Ma anche se lo guarda, quello lo marca, la palla la, sì, prende lui. È andato... se tu non lo rivedi, fa un passo in avanti. Ma perché non vede l'avversario? Perché non lo vede? Stiamo dicendo la stessa cosa. Sì, okay, sì, sì. Intanto una domanda che è arrivata da casa, interessante, e la possiamo rivedere, magari altrimenti faccio un resoconto io. Francesco, lo chiedo a te, vogliono sapere se è giusto, allora, che cosa ne pensi dei cambi? Se è giusto che facendo un catenaccio tra virgolette giochi, eccolo qua, vorrei chiedere cosa ne pensate dei cambi fatti, ed inoltre se trovate giusto il fatto che giochi davanti Barbuti e non Tempesti, che col catenaccio che facciamo magari è l'unico longilineo che potrebbe sfruttare le ripartenze. È una lettura che ci può stare? Non l'ho capita. Quindi dovrebbe giocare Tempesti e non Barbuti, perché? Perché
stando con un baricentro molto, molto arretrato, la ripartenza... Longilino lo sappiamo che significa, sì. Magari si tende, comunque più veloce di Barbuti, che magari è più giocatore da contropiedi. Con il Pordenone Barbuti ha giocato bene, ha permesso alla squadra tante volte. Però il baricentro con il Pordenone era leggermente più alto. Non lo so, secondo me non è, non è quello il problema. Certo, Tempesti forse ti dà più rapidità, più soluzioni in contropiede, ma credo che le dia anche Barbuti. Su questo, sul fatto dei cambi, non... Vabbè, sui cambi poi sono opinabili, nel senso che poi rientrano all'interno della sfera decisionale giusta e legittima di un allenatore. È una riflessione giusta da parte del tifoso, ma non credo che sia determinante. Barbuti è uno che ci mette tanta buona volontà, ma che non ha fatto mai tanti gol. Tempesti è uno che anche quando entra 10 minuti, un quarto d'ora, si vede che dà l'anima, si impegna e tutto, per un altro che non ha fatto mai gol. Se non preghi la salute a Sansovini, mi dici in questa squadra chi fa i gol, visti anche le caratteristiche dei centrocampisti? E infatti ti rispondono a tono: in Sansovini in panchina perché è inutile, devono giocare solo Barbuti e Tempesti. E infatti ha ragione il telespettatore, Sansovini è inutile. Beh sì. Umberto, ma secondo te... Sai come gli rispondo? Che c'è chi dice che la marmellata è più buona della cioccolata. Okay. Questo è un vecchio aneddoto di Francesco, un cavallo di battaglia. Credo che la marmellata sia un eufemismo. Bravo. C'è chi non gli... Un altro cavallo di battaglia. No, c'è chi non gli... No, quello non si può non dire. Poi abbiamo capito. Un altro cavallo di battaglia tuo. È un pochettino, come posso dire... Profonda, però è più gourmet, da gustare. Riflessione. Sansovini è quello che ha fatto più gol, è quello che gioca. Comunque tutto è, soprattutto in questa stagione, va bene tutto. Tutto è opinabile. Però per me è una bestemmia calcistica. Quindi le bestemmie calcistiche non le dice solo Zauli, Lupo, Bolla e compagnia bella che ci hanno messo nel disastro totale, le dicono anche quelli che vedono il campo. Però sì, vabbè, è tutto giusto. Quella domanda che è arrivata non la faccio a te perché già so la tua risposta. Non l'ho vista, quindi la rivediamo, Maurizio. La faccio ad Umberto. Ma il Teramo gioca con tre difensori. Secondo voi il Teramo ha la difesa a tre con esterni alti o a cinque difensori puri? Questo è l'eterno dilemma che dicevamo prima. Che dicevamo prima, che se si gioca quando si gioca a tre o si gioca a cinque. Sei interdetto. Dipende che tipo di partita vuoi fare. Dipende dalla caratteristica dei giocatori. È chiaro, è la partita che vuoi fare. Se metti uno più, sono due difensori, due terzini, saranno bravi in fase di spinta, ma sono due difensori. Teramo gioca con una difesa a 5. Se tu come esterni hai giocatori con propensione offensiva, completamente offensive, allora puoi dire che giochi con la difesa a 3 e 5 centrocampisti. Ma al di là delle caratteristiche, vedere come gioco poi effettivamente, perché puoi avere anche le caratteristiche del cursore e poi il cursore non lo fai perché non ce la fai o perché l'allenatore ti dice stai dietro, non lo so, dipende. Cioè, queste sono questioni di, come posso dire, secondo me anche di lana caprina. Tornando al discorso, quando Scipioni giocava pure quando abbiamo vinto il campionato, quando le cose vanno male come quest'anno, allora discutiamo se giochiamo a 3, se giochiamo a 5, se è meglio Barbuti, se è meglio Tempesti, se Sansovini non va bene. Io su Sansovini dico che secondo me dobbiamo aggrapparci a Sansovini per cercare una salvezza, perché per quanto non abbia fatto tantissimi gol, ma bisogna anche vedere quante palle giocabili gli sono arrivate, è l'unico che comunque può risolvere la partita. Io non, in questa fase non trascurerei proprio nessuno della rosa, perché tutti possono e devono dare il loro contributo quando vengono chiamati, logicamente anche in proporzione a quelle che sono le proprie capacità tecniche, perché sono giocatori più bravi, giocatori meno bravi. Però oggi come oggi queste discussioni qua secondo me li puoi fare quando stai davanti e allora filosofeggi. Qui non puoi andare di fioretto, qui devi andare di sciabola. Ha detto bene Sorgentone: se vi andate a rivedere il curriculum del Teramo, il cammino del Teramo l'anno che ha vinto il campionato e anche l'anno scorso, e di gol ne prendeva abbastanza. Poi quell'anno lì sono stati coperti
da due tutti quei dai 45 gol, 44 gol in due e dai gol anche di altri. E l'anno scorso anche da una rosa decisamente qualitativamente migliore rispetto a quest'anno. Ma noi di fesserie in fase difensiva ne abbiamo viste tantissime in questi anni. Ma che c'entra l'ingaggio? Che c'entra? Vabbè, ma io ripeto, rispetto il telespettatore o quando dicono che invece la peggiore delusione, se pensavate che Sansovini veniva a Teramo e faceva 15 gol, credo, Francesco, no, con una squadra diversa, con una squadra diversa, però prima, se forse, tu non vedi una palla, bravo, ma forse questi non è Messi, questi insomma, qua che dire. Dicono di Sansovini, che solo mettere in dubbio Sansovini per me resta una bestemmia calcistica, ma ripeto, io rispetto il pensiero di tutti. Forse sono quelli che l'anno scorso mugugnavano quando Vivarini ci ha messo in quel caso pure del suo, una volta giocava Forte, una volta giocava Moreo, poi giocava le Noci, poi giocava le Castagne, poi giocava Giovannucci, Giovannini, Giovannetti, eh? Lo ricordate? Le Noci l'hanno stato difeso forte, fino all'indifendibile. Bravo, Forte quest'anno ha fatto e sta facendo quello che ha fatto Moreo titolare nel Venezia, e quindi scusa, poi aggiungo quello che devo. Riallacciandomi al discorso di Francesco, dice anche l'anno che abbiamo vinto il campionato, avevamo un attacco che ha fatto quello che ha fatto, quindi anche se la difesa prendeva qualche gol non si vedeva. Questo è un discorso che quella squadra aveva un suo equilibrio. Sì, sì. Quindi l'importante in questo momento è trovare un equilibrio, che Ugo Lotti sta facendo. Certo. Se Ugo Lotti ha a disposizione questi uomini, sicuramente sta lavorando per trovare un equilibrio in questa squadra. È vero che una squadra che si deve salvare significa poter vincere partite anche 1-0. Tu non puoi fare il calcio che facevi l'anno che ci avevi davanti Donnarumma e la Padula, perché quei giocatori non ce li hai, prenderesti ogni partita 3-4 gol. Quindi sta lavorando per cercare di migliorare la fase difensiva. Una squadra che si deve salvare non può prendere gol come l'ha preso il Teramo nelle ultime partite. Quegli errori lì vanno eliminati. Sì. Devi avere una grande solidità difensiva, perché tu saranno dei momenti che devi fare la barricata, tu devi essere capace di fare la barricata, perché davanti non hai giocatori che alla minima occasione ti fa gol. Quello che quindi dici tu è tutto giusto, ma tu parli da difensore e sappiamo come giocavi e sappiamo e se le caratteristiche di questi giocatori sono quelle, io mi auguro che bisogna migliorare, come bisogna devo migliorare. Dire? Bisogna lavorarci, bisogna migliorare. Sì, infatti io mi auguro che Ugo Lotti trovi l'equilibrio giusto. Possiamo dire anche una cosa, che adesso noi stiamo facendo molte analisi, ma parliamo di un gol preso in 270 minuti, cosa che quest'anno per il Teramo è una cosa abbastanza clamorosa. Un grosso lavoro è stato fatto. Mettici anche, diciamolo anche, che tu sei stato a Padova sotto pressione per tutto il tempo. Quindi già un grosso lavoro è stato fatto. Un grosso lavoro è stato fatto, quello che non c'era con le precedenti gestioni. Tecniche. Per quanto riguarda Sansovini, ora a scanso di equivoci, io dico anche una cosa che va valutata: l'impatto di un giocatore all'interno di una stagione. Non dimentichiamoci che questa è una squadra che ha segnato 28 gol e Sansovini ha fatti 7, quindi un quarto dei gol fatti dall'intera squadra. Appunto, quello che dicevo prima. Cioè, poi va valutato. Non si può fare una valutazione, una squadra che segna 10 gol, poi che un attaccante segni 40. Che tipo di gioco ha e che tipo di gioco gli fa la squadra. Basta vedere questi altri. Cioè, questo ha giocato con Zauro all'inizio. Zauro si era convinto, visto anche una proposta, di farlo giocare addirittura attaccante esterno, che secondo me è una follia a quell'età. E anche qualcuno lo proponeva in un messaggio. Diceva, anche se con Zeman lui è attaccante esterno. Sì, ma quanti anni fa con Zeman? 32 anni. Non adesso, capisci che ti voglio dire, secondo me non ha più quel passo lì. Parliamo anche di un attaccante che ha fatto dei ruoli. In alcune partite il pallone più basso che gli arrivava gli passava 43 metri sopra la testa. Esatto. E se c'era tiro e molla, per molto tempo, dei cartoni animati di una volta nemmeno per molto tempo, con Jefferson fuori, con Croce che non era disponibile, si è preso carico di tutto l'attacco. Di un attacco che fa oggettivamente a livello strutturale difficoltà a fare gol. E se gli fai lancio lungo, non era fuori gioco, no. No, ma se lo metti col lancio lungo,
lui col fisico che ha su due lungagnoni di difesa centrale, è chiaro che lui la palla non la verrà mai. Certo, questo è poco ma sicuro. Senti, domenica rivedrai Pippo Inzaghi, però da avversario per la prima volta, dopo tanti anni che hai esultato, anche Umberto, insomma, hai esultato. Grandissimo giocatore. È super Pippo. Hai sentito il presidente della San Benedettese, Fedeli, che dice che Inzaghi dalla panchina fa pressione, insomma, sui guardaline, sull'arbitro, insomma, col suo carisma, insomma, il fatto di essere stato un grande giocatore. Hai paura? Lo marcherai a uomo? No, il presidente della San Benedettese ha tanti problemi suoi, che insomma, se mette a pensare pure che fa pressione, fa qua, fa su, insomma, non scherziamo. Il Venezia è uno squadrone, quindi... Ma non, questo non lo dico per sminuire il lavoro di Inzaghi, che quest'anno sta facendo bene da allenatore, mentre l'ha fatto lì al Milan, però prima che Di Mondella in tanti hanno toppato negli ultimi anni. Forse ha fatto troppo presto il salto in Serie A. Ha fatto quello che doveva fare all'inizio, lo sta facendo adesso. Inzaghi, partire da come Sinof, tutti gli altri. Mihalovic. Allora, Francesco, purtroppo Brocchi. Non possiamo fare il paragone, ti scrivo, perché non abbiamo né la marmellata né la cioccolata. Marcello, hai ragione, ma io non stavo dicendo che a Teramo la marmellata, io era per far capire al telespettatore, ma credo che in tanti hanno capito il paragone culinario, perché si vede, insomma, penso che non è anche un cieco, lo vede che mi piace mangiare, e quindi secondo me, insomma, sì, penso a un dolce, penso a una cioccolata o a un dolce della Caffare, certamente con tutto il rispetto per quelli che fanno le crostate di marmellata, che me le mangio pure, però capito, non so. Se dovessi scegliere. Beh, appunto, insomma, no, io mi mangio pure una fetta di pane con l'olio, però se mi posso mangiare 7, 8, 10, 11 mazzarelle, me le mangio, ci dà chi gli piace le mazzarelle, esatto. Non ci dilunghiamo, no, se questa sarebbe un'eresia, ma che comunque... Il problema è Sansovino, fallo dire, mo, che no, te posso no, assolutamente, ecco, tu sei stato un giocatore importante per la storia di questa squadra, ma non solo. Come vive un giocatore questa situazione di classifica? Cioè, in questo momento un giocatore, che cosa gli puoi chiedere di surplus, oltre all'impegno che mette sul campo in allenamento e in partita, ma a livello psicologico, un allenatore che cosa può tirare fuori in più da un giocatore? La situazione non è facile, perché quando cominci a cambiare allenatori arrivano giocatori, quindi la squadra non è quella dell'inizio, non si è amalgamata, non trovi un assetto equilibrato, non è facile, però io penso che il Teramo possa fare quadrato e possa tirarsi fuori da questa situazione. Ma chi è che ti ha tirato fuori qualcosa in più, l'allenatore magari, da cui hai trovato anche delle cose, non pensavi, delle qualità psicofisiche magari che non pensavi di avere? Ma io l'anno migliore penso che sia stato quello di Del Neri, dove tutti siamo riusciti a rendere di più di quello che potevamo e abbiamo fatto un campionato strepitoso, ma lì si era creato dei presupposti, c'era entusiasmo, era una squadra di giovani, siamo partiti senza pretese, e quindi c'è stata tutta una serie di cose che ci ha portato poi a dare qualcosina in più. Che ricordi hai di Ercole, Francesco? Ottimi. Da giocatore, a chi somigliava del Teramo di oggi? A nessuno. Perché fisicamente non ha la struttura di Speranza e Caidi. Era molto più cattivo di Speranza e Caidi. E secondo me in questa difesa manca anche un giocatore che abbia la giusta cattiveria, ma non la cattiveria perché fa male, la cattiveria di saper, la garra, come chiamatela come volete, ossia di saper ragazzim, adesso va di moda la cazzimma, far preoccupare l'avversario quando entra in possesso di palla, con tutto il rispetto per due giocatori che a me piacciono tantissimo come Speranza e Caidi, però sono diversi, così come lui era diverso da tanti altri difensori. Era bravo di testa, bravo con i piedi, ma ci stanno migliaia di tifosi che lo hanno visto tante volte, insomma. Poi con lui il rapporto si è creato, anche questo rapporto di amicizia che da allora dura ancora oggi, quindi
Togliamo Amadio per l'amore di Dio. Prima lo volevamo. Tra un po' rispondiamo, però intanto fammi vedere se la descrizione di Francesco Collima. Deve tornare lui a giocare, mi sa. Io e te non possiamo vedere giocare. Se la descrizione di Francesco Collima. Sì, sono d'accordo, io ero... Difensore deve essere un po' così, fisicamente, deve un po' subito far capire... Ma perché io venivo dalla marcatura uomo, io i primi anni che ho giocato a Ferrara, a Galeone tra l'altro giocava uomo, quindi ero abituato a stare sull'uomo, quindi c'erano i duelli, quindi il difensore... Ci ho parlato di 25 anni fa, quando lui è stato a Teramo, 30 anni fa, gli anni ai quali nell'83, si rifer... nell'83. E quindi uno che nasce difensore puro, poi chiaramente con l'avvento della zona riesce anche a migliorare tatticamente, però quei principi ti rimangono, sì. E quindi per un difensore secondo me sono fondamentali. Oh, ci scrive Deustacchio, secondo me è simile a Scipioni. No, dice Francesco, no. Neanche per ruolo. No. Neanche per ruolo, infatti. Tra un po' parliamo, anzi fammi rispondere, ma Amadio sta giocando così male? A me non sembra, ma non mi sembra. Non mi sembra? Mi sembra che sta giocando bene, prima stava in un... Ossia, se noi ripensiamo all'Amadio di 2 anni fa, quella era una squadra completamente diversa. A fianco Amadio aveva un giocatore come Cenciarelli che oggi non c'è. Nel Teramo manca... facciamo l'imbocca al lupo perché si è fatto male a Viterbo. Mi dispiace. Sei sincero? Sì. Ok, non lo so. Che quell'anno fu non lo so perché tu quando manca... Così... No, sinceramente, ma anche se Cenciarelli fosse venuto domenica... da avversario del Teramo, ma mi sarebbe dispiaciuto lo stesso, anche perché sì, un si è fatto male, speriamo domani farà la risonanza magnetica. Era un altro Teramo dove con una squadra costruita diversamente, dove tutto cominciò a andare bene da subito o quasi, con un allenatore diverso anche l'anno scorso, anche se pure l'anno scorso il rendimento di molti giocatori è risultato inferiore a quello dell'anno prima. Quell'anno prima secondo me va messo in una bolla e dimenticato, perché se si continua a pensare al rendimento di determinati giocatori, e penso per esempio a Scipioni, che a me piace tantissimo, io mi auguro che in questo finale di stagione possa tornare a giocare come se giocare lui, soprattutto in fase propositiva, oggi sembra un altro giocatore, insomma. Certo. E quindi non mi ripeto, per rispondere alla tua domanda, a me non sembra che Amadio stia giocando tanto, non tanto male, secondo me sta giocando bene. Per quanto riguarda la situazione di Spighi, che ci chiedono in molti, dovrebbe rientrare questa settimana. Carraro è a disposizione, non è entrato domenica, ma è di fatto una scelta dell'allenatore. Umberto, tu al posto di Amadio domenica in sostituzione avresti fatto entrare Baccolo o Carraro? Al posto di Amadio. Guarda, io una cosa però che non capisco è questa, cioè io non sono un tecnico, quindi le sostituzioni, quando avevamo Carraro infortunato parlavi con chiunque allo stadio, con colleghi tuoi giornalisti, con tifosi, amici, ma ci manca Carraro, non rientra Carraro, quando torna Carraro noi ci manca uno. Adesso che Carraro è disponibile non gioca, forse perché gli viene preferito Amadio, per carità. Cioè, quindi pure... No, però una volta che tu fai la sostituzione, in casa hanno giocato entrambi l'ultima volta che abbiamo giocato in casa, che uno ha giocato la prima partita di ultimamente un paio di partite, uno ha giocato playmaker, l'altro ha giocato trequartista, le ultime volte che ha giocato, insomma, senza nulla togliere le qualità che ha. Ha giocato trequartista a Teramo l'ultima la partita prima di Ugolotti, se non sbaglio, quando facciamo quel quarto, giocò trequartista. Cioè, quanto ad Amadio, bisogna anche dire questo, che Amadio viene anche da un periodo in cui il campo l'ha sentito poco a Latina, quindi secondo me questo conta. Ma in generale, e torniamo al discorso, voglio tornare, di Ugolotti, perché secondo me questo allenatore c'ha un merito, perché lui viene con una squadra che ha una marea di problemi, che probabilmente ha qualche problema di tenuta fisica, come ricordava Francesco, perché si vede nettamente in campo, ma non è neanche la squadra che ha iniziato il campionato, perché è stata rivoluzionata quasi per più due terzi, giusto? Sì, per parecchi, sì. Quindi tu non hai neanche una base, diciamo, una certezza tattica, perché dici questi giocatori stanno insieme da giugno, da luglio. Il Teramo di quest'anno è la stessa cosa che ho detto nel corso della stagione, nella trasmissione quella
con Enrico Rocchi sul Pescara, se si fossero messi a tavolino, dice bene, adesso siamo qua, presidente, direttore sportivo, allenatore, direttore generale, direttore segretario, tutto lo staff. Oh, mo come dobbiamo fare per sbagliare a fare squadra e per fare una stagione negativa? Ecco, brava, negativa, negativa dire, quella che cominci per la M, poi finisci per la A che si fa il bagno. Negativa? Negativa, appunto. Non ci sarebbero riusciti, così come ci sono riusciti due volte, perché avevano sbagliato squadra d'estate e l'hanno... hanno finito la rivoluzione. Perciò il povero Golotti che si trova qui, secondo me sta facendo il minimo indispensabile, cioè non stravolgere niente, non inventare niente e cercare, ecco, come si diceva con lui prima, di cercare di non prendere il gol e di cercare di farne uno. È giusto che sia fiducioso, perché tra l'altro la passione, il cuore per il Teramo ti porta a credere fino a quando non esali l'ultimo respiro, la matematica ti dà torto. Quindi sono convinto che ci sono le possibilità per potersi tirare fuori dal quintultimo posto. La squadra ha le risorse, confido molto nella bravura, nella serietà di Ugolotti, e confido però molto, speriamo, nelle disgrazie altrui. E per disgrazie altrui, che ne so, qualche scivolone inaspettato di qualche squadra. Vi faccio vedere il punto di turno. Penalizzazione. Che anzi, ne so? anzi, prima fammi ti chiedere una cosa: questa stagione che tu dici, se si fossero messi seduti a tavolino, ma secondo te c'è la reale consapevolezza adesso? Ah, ma a questo è quella cosa che si fa bene, muoviti come gli scappa. Tu perché non te ne accorgi? Ma è così, come no? Come non c'è la reale consapevolezza che hanno fatto gli sfracelli, quelli che c'erano? Secondo te quando è stato il momento in cui c'è... a Fano? Oddio, l'avrebbero dovuto capire dopo le prime quattro giornate, anche prima. In parte è stato capito perché fu esonerato Zauli, poi è stato preso Nofri, che forse tutti ci aspettavamo di più, ma io credo che da un punto di vista numerico a Nofri non si può rimproverare nulla, no. Con la media punti che ha fatto quando è stato qui. A Nofri forse si possono rimproverare tante altre cose, e potremmo fare... perché... è un tantinello, come devo, intanto però, perché mi aveva messo fuori squadra Di Paolo Antonio, e dice che Di Paolo Antonio non poteva giocare, quindi. Però anche lì la storia è piena, correggimi se sbaglio, di allenatori che hanno deciso che X non andava bene e per il resto del mondo X andava bene. E credo che leggendo la classifica, poi l'errore di chiamare Zauli, l'errore determinante è stato quello di riprendere Zauli. Errore, questo, quello è imperdonabile. E gli errori fatti poi a gennaio. Ma se magari tu a gennaio avessi avuto un altro allenatore che consigliava quell'altro inutile di bolla, inutile calcisticamente, e quell'altro inutile di bolla, magari sarebbero arrivati giocatori diversi e forse il Teramo adesso avrebbe avuto quei 2-3-4 punti in più, che non è che ne avrebbe potuto avere tanto di più, perché da gennaio forse io volevo chiedere a Derco, per richiamare Zauli, Ercole, secondo te non c'era la piena consapevolezza che questa sarebbe stata un'annata di sofferenza? Cioè questo che ha portato a quella scelta? Ma lì, cioè, si era la faccio semplice, si abbiamo sbagliato all'inizio, abbiamo preso Nofri, però tutto sommato questa squadra non è da salvezza, è da qualcosa in più. Allora facciamo una cosa, riaffidiamola a quella che l'ha costruita, perché magari può dargli quello che voleva dargli all'inizio. Ecco, la faccio breve, poi faccio rispondere anche Umberto. Forse perché è stato mandato via troppo presto Zauli, quindi c'era stato anche un pendimento sotto questo aspetto. No, la prima volta. Ma Zauli andava cacciato mezz'ora prima della partita col Modena. Io lo disse al campidiero. Caccialo subito, con Francesco. Però, quando fece il 3-4-3, io non lo so, però dico, questo è, diciamo, il primo anno dell'era Campitelli, dove ci sono delle difficoltà a livello di classifica. Cioè, nel calcio ci può stare che uno magari all'inizio sottovaluti di tante situazioni, poi il calcio non ti perdona.
Comunque io sono fiducioso, io penso che adesso con Ugo Lotti lasciamo perdere il passato, perché se sta a ripetere sempre le cose successe, secondo me non fa bene a nessuno. E in questo momento penso che Ugo Lotti sia la persona giusta per tirar fuori questo Teramo dalla zona play-out, io sono molto fiducioso. Umberto, sei dello stesso avviso? Allora, per me, allora dico, Zauli, guardi il curriculum, prima di Teramo aveva in 5-6 anni 4 esoneri, ha fatto bene solo a Sant'Arcangelo dove... dai tempi di Gentilini, mi sembra che si chiamasse, quando vinsero il campionato su di noi. Chiunque era... è andato ha fatto bene comunque a Sant'Arcangelo. Ma quindi Sant'Arcangelo non fa è un ambiente, esatto, quindi, differente. Esatto, tu hai preso Zauli, e nonostante il curriculum. Ok, ci può stare che sbaglia a giugno, perché comunque tu, va bene. Dopo quattro giornate, sempre troppo tardi, comunque lo togli. Prendi Nofri, un allenatore che comunque non era esperto di categoria, perché veniva, aveva vinto il campionato di D, ma non aveva mai fatto la categoria, e quindi forse lui ha pagato anche un po' di inesperienza, un po' di euforia di carattere. Riprendi Zauli un'altra volta, e poi dopo che non hai vinto, con dopo il delirio che l'allenatore ha fatto, calcistico sempre, ma ha delirato in conferenza stampa contraddicendosi palesemente e non se ne è reso conto. Ma dove? Dopo la partita in casa con Sant'Arcangelo. Tu hai già detto che lo togli perché era nelle cose, poi in una settimana di empatia, cioè, ma voglio dire, quindi tu dicevi si rendono conto? No, non si rendono conto, o perlomeno fino a quel punto non si rendevano conto, se devo rispondere alla tua domanda da fuori, perché altrimenti non puoi dire che la squadra ha, il presidente ha fatto i nomi, Tizio, Caio e Semprono mi hanno detto devi tenere l'allenatore, prima di tutto perché non esiste, lui ha giocato, non esiste che è la squadra che detta l'allenatore alla società, non esiste da dirigente, non può esistere. E due, perché comunque quegli stessi giocatori, per voce di popolo, di popolo di piazza, smentiscimi Francesco, tu che sai più di me perché vivi a Teramo e sei un giornalista, pare che gli stessi giocatori avessero poi chiesto la testa di Zauli a suo tempo, cioè, quindi gli errori si stanno, ora chiaramente bisogna guardare avanti, ma tutto quello che si è lasciato per strada è chiaro che tu comunque lo paghi, questo lo vai a pagare e te lo porti dietro. Certo, e se ti salvi quest'anno con tutto quello che è successo, Dio, io devi a andare, questo punto, dobbiamo andare a San Gabriele a piedi. A questo punto ridimensionerei anche quel fantomatico salvataggio da parte dei giocatori, probabilmente, insomma, perché tu poi... dici che non hanno voluto i giocatori? No, penso che sia stata una cosa, io sto le parole dette pubblicamente, no, poi no, non lo so, sicuramente anche noi, però a questo punto della stagione un po' lo ridimensionerei, quella cosa sembra più qualcosa di strategico che qualcosa di effettivamente. Però se un presidente dice Tizio, Caio e Semproni mi hanno detto questo, ha fatto i nomi in diretta, il problema, e il giocatore non lo smentisce, vuol dire che è vero. Sì, sì, certo. Il problema sono i ciarlatani che sparano a zero. Teramo può stare solo tra i dilettanti. A proposito, questo dilettanti, Teramo ci è stato in queste situazioni ripartendo dal fallimento, ma rispetto ad altre realtà c'è stato assai poco. Fra i dilettanti ha fatto molto bene tra i professionisti, ma quest'anno sta lottando per salvarsi, e ogni tanto è capitato anche nella storia del Teramo francese di avere stagioni negative, non è che il Teramo ha vinto, sì, assolutamente, ma non che il Teramo è stato ai dilettanti. Questo... prova a strapparti un sorriso, ti faccio vedere il prossimo turno, perché tu mi dirai il prossimo turno di campionato, tu mi dici ma il Teramo gioca col Venezia, sì, però ti faccio vedere anche, è chiaro, il presupposto è un risultato positivo, e sia chiaro che ci sono Ancona, Fano, Maceratese, Gubbio, Modena, Lumezzane, il Forlì va a Parma, insomma, e il Mantova a Bassano con il nuovo... e il Mantova a Bassano dopo il 6-0 rimediato, il Bassano che adesso dovrà scegliere tra Carboni, si parla di Bertotto. Torniamo, ti rende un po' più sorridente questo prossimo turno? No, perché ancora, perché tu vedi solo il Venezia. No, ma indipendente da quello che possa fare il Teramo con il Venezia, perché Ancona, Fano, mi verrebbe da dire forse che è meglio un pareggio, in modo che se per caso dovessi pareggiare pure tu con il Venezia, mantieni sotto e mantieni sopra, però poi ci risiamo, il calcio è imprevedibile, e siccome è imprevedibile nella sua storia, io fino a quando non finisce Teramo Venezia non guardi la... non guardo gli altri, e dico, e ci spero, e ho fiducia in un risultato positivo, sì, in una buona partita, e magari nella giornata storta del Venezia e nella giornata d'oro del Teramo. Peraltro sarà una partita particolare, perché torna anche l'ex Stefano Moreo, che qui tutto sommato
ha avuto una buona annata, adesso fa l'esterno perché gioca Geico, Marsura e Moreo. Eccoli alcuni gol dell'anno scorso. Carissimo Francesco, ma questa annata e squadra non ti ricorda quella della retrocessione di Malavolta? Sentenza calcistica già segnata, retrocessione, sì o no? No. Non te la ricorda? No, no, perché non ci voglio pensare. Non ci voglio pensare che quell'anno andò in quel modo, quindi. Va bene, va bene. Adesso, visto che siamo in chiusura, ringrazio tutti, però lo facciamo con una base musicale, ti piace? La facciamo una base musicale, visto che insomma, è stata una bella serata. Intanto Vivarini con il Latina pareggia in casa con il Cesena, 1-1, pareggiato della Fiore. Ti piace questo sottofondo musicale? Alziamo un po', Maurizio. Strangers in the night. Ti piace? Sì. L'abbiamo scelto per dare, per salutarvi. Grazie a Francesco. Ciao Francesco, ci vediamo prestissimo. Ciao a te, un saluto a tutti, forza Teramo. Grazie ad Ercole D'Eustachio, grazie Ercole per essere stato in nostra compagnia. Grazie anche ad Umberto Sorgentone. Ciao Umberto. Grazie a te per l'invito, grazie a te, avuto il piacere di ascoltarci. Sigla finale. Sono cose processi mentali, forse per il compleanno. Aia. Non volevi che lo dicessimo, io mi sono tenuto, però gli facciamo una è il compleanno di Francesco. Allora, tanti auguri. Mi avevi detto non lo dire. Se lo dicevi portavamo pure un pasticcino, una cosa, festeggiavamo la candelina. Mi ha imposto di farmi i fatti miei, però l'ha detto Ercole. Quando mai un giornalista si fa i fatti suoi? Io però l'ho fatto. Fino a fine stagione non si festeggia, si festeggia a fine campionato. Il 7 maggio. Va bene, auguri Francesco. Comunque, grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Grazie a Maurizio da Guinea Regia. Grazie a Silvia Gentile alle camere. Noi ci vediamo ovviamente martedì prossimo alle ore 21, sempre su TV6. Ma vi ricordo, dopodomani, vediamo se riusciamo. Dopodomani riparte anche la stagione di velo del ciclismo. Ci sarò io, ci sarà Luciano Rabottini in studio per stare giovedì insieme. Giovedì 2 marzo. Esatto. 2 marzo, ecco. Andrai qua in bicicletta tu, oltre a fare velo, ci andrai qualche volta in bicicletta? Un assolutamente servizio? No, da giovedì 2 marzo alle ore 21, però appuntamento da non perdere. Parleremo delle squadre dei ciclisti, del ciclismo professionistico, ovviamente. Tra un po' ci sarà la Tirreno, intanto la Juventus è in vantaggio sul Napoli. Io già immagino due che stanno esultando come dei pazzi, uno a casa vicino, loro, uno qui vicino e un'altra più lontana, che stanno esultando come dei pazzi. Parleremo di ciclismo professionistico, parleremo di tanto ciclismo in casa nostra, con tante squadre, insomma, nelle novità. Comunque, invece, Proteramo torna martedì prossimo alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.